torno a parlare di arti marziali, sport che in canavese ha tantissimi appassionati, tantissimi tesserati. E naturalmente, per essere in linea con quella che è la nostra rubrica, parliamo di generazioni nuove, quindi di giovanissimi atleti che si stanno dimostrando molto bravi e abili sia a livello nazionale che internazionale. In questo caso oggi abbiamo con noi Andrea Marangoni. Andrea, ciao. Ciao, ciao. Giovanissimo, quasi diciottenne, siamo arrivati Sì, quasi quasi. alla maturità, studente del liceo qua a Rivarolo, ma soprattutto appassionato e atleta di arti marziali di karate. Sì. E raccontaci, tu come ti sei avvicinato al mondo delle arti marziali? Allora, c'è mio padre che è un maestro, sempre lì nel dojo. E aveva smesso per un po' di tempo di far karate, poi quando ero piccolo, a circa 6 anni, mi ha chiesto se volevo provare. Io non sapevo neanche cosa fosse in realtà, gli ho detto che andava bene così, a istinto. E quando sono entrato, poi mi è piaciuto l'ambiente, anche Giacomo, comunque quei bambini, Il si impegna maestro, certo. tanto a farli sentire a proprio agio. E quindi mi è piaciuto e sono andato avanti fino ad adesso senza fermarmi. Anche nei periodi un po' più difficili, diciamo anche nel Covid, ho continuato perché comunque si era formato un gruppo e quindi che ti fa attaccare, no? Allo sport che Certo. pratichi. Perché infatti già l'abbiamo detto con altri tuoi, chiamavoli colleghi, altri atleti del Ryokan, e Ryokan diventa poi alla fine una grande famiglia dove Sì. la disciplina, perché il karate è una disciplina, c'è serietà, bisogna affrontare gli eventi e le iniziative e legarle naturalmente con la giusta serietà, ma si instaura anche quel clima dove un po' giocoso, anche nei viaggi mi hanno raccontato dove si sta bene, insomma. Ah sì, ogni volta che viaggiamo prendiamo sempre i pullman insieme, quindi scherziamo tutto il tempo, ma anche fuori dal karate, quando qualcuno ha bisogno di una mano, gli altri vanno insieme ad aiutarlo, oppure usciamo insieme, Un bel clima, quindi sì, è un insomma. bel clima. Bene. Arriviamo a quello che è l'arte marziale non solo come insegnamento di vita, ma anche come agonismo. Tu sei un agonista, diciamo prima telecamere spente, giovanissimo, hai già partecipato a un campionato europeo. Tra l'altro mi raccontavi la prima prova così così, la seconda molto meglio, addirittura avete sfiorato la medaglia. Sì. Siamo arrivati lì, abbiamo passato il primo turno agevolmente, poi abbiamo perso solo in finale all'ultimo incontro proprio, quindi Tanto siamo andati vicino. a squadre, comité a squadre, Sì, giusto? comité squadra. Che Perfetto. Che tu fai sia kata che comité. comité? Prego, prego. No, io pratico entrambi, poi diciamo che quello che mi piace di più è il kumite, che serve il combattimento libero, per farci capire. E in realtà il kata a volte faccio bene, a volte no, dipende dalle gare, però io le faccio sempre, Bene. scelgo sempre di fare entrambe. Beh, guarda, la schiettezza è la cosa migliore, tu sei, giustamente dici la tua, ma ognuno ha le passioni, soprattutto ad esempio chi fa atletica e fa le multiprove, molte volte preferisce le prove veloci piuttosto che i lanci, ed è anche giusto anche nel karate avere le proprie passioni. Quest'anno, 2023, dicevo sempre prima a telecamere spente, si è aperto già con un'importante gara, ma sarà comunque un anno impegnativo per te e per la Rembukan. Quali sono le gare che ti aspettano quest'anno? Avremo ancora tra poco i campionati italiani che saranno inizio maggio, se non sbaglio il 6, e poi avremo una gara internazionale importante che sarà in memoria di un maestro altrettanto importante che si chiama Grossella e sarà Egea Marina, quindi in provincia di Rimini. Certo. E poi un'altra gara che non si sa se si farà. Ora mi viene in mente, è un Grand Prix in Repubblica Ceca, però non è ancora nulla di certo perché devono chiedere al maestro soprattutto Certo. se è d'accordo a farlo o meno. Tra l'altro, quest'anno è anche un anno importantissimo per la vostra federazione, perché è l'anno dei mondiali. Eh sì. Andrea, quali sono le tue aspettative? Allora, la prima esperienza che ho fatto agli europei, sono entrato per senza nessuna aspettativa, no? Sono entrato e volevo uscire essendo soddisfatto. Certo. Ora, diciamo, è un sentimento simile comunque, perché so che ovviamente il mondiale non devi, anche se non vinci, non vuol dire che Certo. sei scarso. No, E certo. quindi
quando andrò lì dipende anche da come mi sentirò. Io spero di arrivare lì il più preparato possibile per non avere gli impianti. Bravo. E una volta lì di dare il massimo e come va va. Certo. Poi, dicevamo prima, sei quasi diciottenne, hai una carriera ancora agonistica lunga, naturalmente se questa sarà la tua passione e la strada che vorrai intraprendere, quindi questa esperienza può servirti appunto per gettare le basi per anche un futuro e quindi per arrivare poi a conquistare tante medaglie, almeno credo che sia normale. Ah sì, certo, credo che sia il sogno di tutti comunque vincere i mondiali o gli europei. Oltre allo studio e il karate, quali sono le passioni di tutti i giorni di Andrea? Ma onestamente spesso finito di studiare, anche se non è che studi così tanto. Non bisogna dirlo, ma va bene. Esco con gli amici, di solito faccio quello, niente di che. Cosa normalissima. Sì, vado a un bar la sera sempre con quelli del karate, con Giorgio che hai già intervistato, visto, certo. Tomaino, sacco. Quindi appunto una bella, un bel gruppo di amici che si confrontano sia dentro la palestra che fuori, quindi un bel messaggio che lanciamo è quello che appunto lo sport è anche un modo per aggregare e quindi creare anche quelle amicizie che possono poi durare nel tempo. Andrea, noi ti ringraziamo, grazie per averci raccontato un po' di te. Sicuramente più avanti ci permetteremo di richiamarti per sapere soprattutto come saranno andati questi mondiali. Speriamo bene. Assolutamente. Più che farti un grandissimo bocca al lupo non possiamo, o un bocca al lupo a te, a Rainbow Karate, naturalmente a tutti gli appassionati di karate. Sarà allora la prossima volta l'occasione anche per raccontare qualcosa di più, diciamo così, ancora più particolare di questa disciplina che è importante, in canavese sono tanti che la fanno. Andrea, grazie ancora, alla prossima. Grazie a lei.